Ben ritrovati. Ripartiamo da qui, dalle cose già dette, dalle cose non dette, dalle cose rimaste in sospeso, dalle cose che non sono cambiate e da quelle che purtroppo sono cambiate in peggio. Riprendiamo il filo da quello che era il meccanismo europeo di stabilità. Un meccanismo ideato dalle istituzioni europee per in un qualche modo condizionare i paesi membri e per far sì che ci fosse un ulteriore fondo di aiuto, così lo chiamano, per i paesi in difficoltà. Obiettivo: mantenimento della stabilità nell'area euro. Ora il problema è che, come sempre, non ci spiegano che questa parola aiuto significa prestito, che prestito significa interesse e che quindi dover ripianare un prestito con degli interessi significa né più né meno che fare altro debito. Ricordiamo inoltre, e sarebbe bene che ci mettessimo tutti nell'ordine delle idee delle cifre di cui andiamo parlando, ebbene, ricordiamo che l'Italia dovrebbe partecipare a questo meccanismo europeo di stabilità con la sommetta di 125 miliardi di euro. E che ne è di questo MES? Il MES, meccanismo europeo di stabilità, era già stato approvato, con buona pace anche di chi ha qualche bruciore di stomaco, da tutti i partiti italiani che siedono nell'Europarlamento con la sola eccezione della Lega. Quindi anche l'UDC, il PDL, il PD, anche l'Italia dei Valori se l'erano votato. In sede parlamentare italiana stessa cosa, tutti a lamentarsi dei Monti, ma guarda caso tutti ad approvare il meccanismo europeo di stabilità. Sì, qualche distinguo c'è stato, anche lì qualcuno che si è differenziato, ma la sostanza non cambia. Si recita quando si è sotto i riflettori opposizione Monti, poi alla fine, insomma, tutto sommato questa situazione non è poi sgradita nemmeno ai partiti. Allora, questo meccanismo europeo di stabilità ora è legato ad un filo che si chiama Germania. Infatti, la Corte Costituzionale tedesca dovrà esprimersi nei prossimi giorni sulla fattibilità della ratifica del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità da parte della Germania. Non è scontato che ciò avvenga, anzi, personalmente mi auguro proprio che la Corte Costituzionale tedesca fermerà questa assurda ennesima trappola europea. Ma di fatto siamo lì, ancora in attesa, ancora legati a questo filo. Un filo che invece si è ben annodato in maniera molto forte, in maniera molto stretta, in maniera molto decisa e comincerà presto a toglierci fiato, è quello cosiddetto del Fiscal Compact, meccanismo introdotto nella Costituzione italiana attraverso la modifica con doppia lettura in entrambe le Camere. E anche lì ovviamente ce lo siamo approvate tutti, vero? Tutti quelli che appartengono ai partiti dovranno essere soddisfatti di quello che hanno fatto i loro partiti sia all'Europarlamento che al Parlamento italiano. Anche lì stesso discorso, muine recita, qualche distinguo, qualcuno che si tira fuori, ma la maggioranza che tranquillamente viene condotta all'ovile europeo. Qualche libero economista ovviamente dice, no, voi sbagliate, e chiaramente ci mette anche me dicendo, non si può parlare di fiscal compact e di pareggio di bilancio, è un'eresia, è sbagliato, il fiscal compact è un patto di bilancio, ha ragione. Questo libero economista dice, è l'equilibrio di bilancio, ha ragione, è vero, ha ragione. Peccato però che non abbia ragione nel momento in cui dice che parlare di pareggio di bilancio è un'assurdità, dal momento che la Corte Costituzionale italiana, con la sentenza numero 70 di quest'anno, parla di parificazione delle entrate e delle spese. Parificazione significa pareggio. Significa che lo Stato e gli enti locali, comuni, regioni, province, dovranno avere in pareggio, avere parificato le voci di entrate effettive e non presunte o previste e le voci di spesa. Ebbene, sapete questo cosa significa? Se le sono chiesti i sindaci che appartengono alla partitocrazia varia, ma come si rapportano rispetto ai loro capi partito e rispetto ai loro parlamentari che approvano situazioni di questo tipo? Cioè, di fatto significa che a partire dallo Stato sino ai comuni potrà essere speso solo ciò che entra effettivamente. Se siamo all'interno di questa voragine trappola chiamata debito, le cose non vanno molto bene. Significa applicare ulteriori tagli, e appunto i sindaci ne sanno qualcosa. Significa davvero aumentare l'imposizione fiscale
E lo sapete, quando la pressione fiscale supera un certo limite, poi crolla tutto, perché ovviamente non ci sono più soldi e, come dire, la situazione in generale va male per noi, ma va male anche per lo Stato cosiddetto. Ebbene, questo fiscal compact sarà ben presto richiamato per autorizzare o, come dire, per farci digerire in un qualche modo provvedimenti anche piuttosto severi, sia nel settore dell'occupazione, sia nel settore della sanità, della scuola, si potranno battere tranquillamente come una scure, come una mannaia su qualunque settore della nostra vita sociale, della nostra quotidianità. E noi non potremmo, secondo loro, fare altro che pagare e rimetterci. Non si sono posti le domande su che cosa significa essere oggi lavoratore, su che cosa significa oggi essere imprenditore, essere pensionato. Su che cosa significa essere padre e madre di famiglia, su che cosa significa dover affrontare la scuola, l'università, su che cosa significa dover affrontare delle cure mediche. No, queste non sono domande che chi presta servizio per questa dittatura finanziaria e bancaria può rivolgersi, no. Semplicemente non si curano di queste cose. L'obiettivo è rispondere agli interessi e ai bisogni dell'Europa, di questa Europa. Sarà per questo forse che il 13 giugno scorso se ne sono inventate un'altra. In sede di Parlamento europeo sono arrivate due risoluzioni. La prima, la risoluzione GOES, introduce il concetto nero su bianco all'interno della risoluzione approvata, l'assoggettamento a tutela giuridica di uno Stato membro. Assoggettamento a tutela giuridica. Ora, io non sono una giurista, però credo che bastino un pochino di rudimenti di italiano per capire che è qualcosa di gravissimo. E se non basta quello, è sufficiente andarsi a leggere nero su bianco quello che prevede questa risoluzione. Ovvero, le autorità dello Stato membro interessato attuano le misure raccomandate dalle istituzioni europee e presentano alla Commissione europea un piano di ripresa e di liquidazione dei debiti per approvazione. A casa mia questo si chiama commissariamento, non c'è altro termine. Oppure, se vogliamo, è cessione totale di sovranità o dittatura. Certo, possiamo discutere anche di questo, ma la sostanza è che io, Stato, io governo, non posso decidere le politiche per il mio paese, perché devo ubbidire ad eseguire le raccomandazioni che mi arrivano dall'Europa, oppure perché devo presentare un piano e l'Europa deve approvarmelo o respingerlo, dicendomi che cosa devo fare. Ora, partecipando in giro per conferenze, seminari, presentazione del libro, mi capita spesso di sentirmi rivolgere delle accuse di qualunquismo quando affermo convintamente che questa Europa non è democratica. Assolutamente no. E immediatamente partono gli insulti, ah, oh, qualunquismo. Questa è un'accusa che io respingo al mittente. Perché se c'è una posizione qualunquista è quella di quei soggetti che sostengono che in Europa piuttosto che in Italia c'è democrazia. A quei soggetti va bene qualunque definizione di democrazia, non a me. Democrazia significa governo del popolo. La nostra Costituzione all'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo. Quelli sono i qualunquisti per cui democrazia serve né più né meno che per riempirsi la bocca. Non sanno come si pratica e non vogliono metterla in pratica. Ebbene, se volete, un'autorità che ogni tanto cito, per testimoniare quella che è la situazione europea, che magari non sia la sottoscritta, che sicuramente non è chissà chi, prendo in prestito le parole di Cossiga, ex presidente italiano. Ripeto, non è un mio idolo, però cerco di leggere di tutto e questa frase mi ha particolarmente colpita anche perché appunto era un ex presidente della Repubblica. Cossiga diceva: l'organizzazione politica più antidemocratica che esiste oggi al mondo è l'Unione Europea. Se uno Stato sovrano si fosse dato un'organizzazione istituzionale come quella dell'Unione Europea, saremmo scesi tutti quanti in piazza, armati. Questo dunque è Cossiga sulle istituzioni europee.
Per cui c'è poco da fare. Potete stracciarvi le vesti, potete insultare, potete inveire, gridare che questa è l'Europa, questa è la democrazia, l'Italia è democratica e siamo in una situazione internazionale dove non devono esserci gli stati. State facendo come Tafazzi. Vi state tirando delle martellate lì e vabbè, se non sentite male arriverà il giorno in cui lo sentirete. La risoluzione che ha accompagnato quella già citata si chiama invece risoluzione Ferreira. È stata approvata con il 74% dei voti favorevoli e introduce questo nuovo meccanismo perverso europeo chiamato ERF, il Fondo Europeo di Redenzione o di Riscatto. Anche qui non c'è granché da inventarsi, c'è l'articolo 6 quinquies che specifica molto bene di che cosa si tratta. Al fine di ridurre il debito eccessivo, nell'arco di un periodo di 25 anni, gli Stati membri dovrebbero trasferire gli importi debitori superiori al 60% del PIL all'ERF nell'arco di un periodo di avviamento di 5 anni. Attuare una strategia di consolidamento di bilancio e, guarda caso, un'agenda di riforme strutturali, costruire garanzie per coprire adeguatamente i prestiti concessi dall'ERF, ridurre i rispettivi disavanzi strutturali durante il periodo di avviamento per rispettare le norme di bilancio. Ora, sicuramente il passaggio che è più insidioso è quello relativo alle garanzie. Cosa può avere lo Stato italiano da concedere in garanzia all'Europa, alle istituzioni europee? Gira e rigira siamo sempre lì. Riserve auree in valuta estera, gli introiti dell'imposizione fiscale, ovvero le nostre tasse, e il patrimonio pubblico, mobiliare e immobiliare. Pensate, secondo gli analisti tedeschi, all'Italia spetterebbe proprio la quota di partecipazione a questo ERF più consistente. Parliamo di circa il 40% del totale, ovvero tradotto in soldoni, secondo gli analisti tedeschi, parliamo di circa 950 miliardi di euro, una cifra che è circa la metà dell'attuale debito complessivo detenuto dall'Italia. E cosa succede se l'Italia non riesce ad onorare la sua posizione, non riesce a rientrare quindi dal debito e riportarsi in linea, a non essere virtuosa, visto che è un termine che va di moda? L'Europa si piglia tutto, bango, raccoglie tutto quanto. Ma non c'è problema. Può darsi che tutto sommato del patrimonio mobiliare e immobiliare, in fin dei conti, non resti granché da dare impegno. Per esempio, il fatto che Monti ha già promesso che non ci saranno altre manovre nel 2012. No, no, non ci saranno manovre aggiuntive. Perché è già pronto un piano di dismissione e di vendita del patrimonio pubblico, mobiliare e immobiliare, quindi anche le società di vario genere, ma sempre pubbliche, con particolare riferimento a quelle locali, regionali e comunali. Non ci credete? Avete dei dubbi? Bene, allora sentiamo le parole di Monti proprio in quel periodo in cui è arrivato l'ERF in votazione al Parlamento europeo. Escludiamo la cessione di quote dell'attivo del settore pubblico? No, non solo la escludiamo, ma la stiamo preparando, come abbiamo già annunciato, e presto seguiranno degli atti concreti. Abbiamo predisposto dei veicoli, fondi immobiliari, fondi mobiliari, attraverso i quali convogliare in vista di cessioni, attività, mobiliari, immobiliari del settore pubblico, prevalentemente a livello regionale e comunale. Quindi Monti ci ha spiegato cosa sarà messo in vendita e oltre a ciò che sarà messo in vendita, il resto dovrà essere dato impegno, proprio come un monte dei pegni, all'Europa per questo meccanismo assurdo chiamato ERFA. E attenzione, è già in fase di discussione per quanto riguarda la ratifica nel nostro Parlamento. Quindi è molto più vicino di quanto non si pensi. Facciamo attenzione a non ripetere gli errori già visti, già vissuti all'epoca del MES, all'epoca del Fiscal Compact e così via. Attenzione perché dal dire al fare, quando si tratta dell'Europa che si muove, sono sempre rapidissimi ad eseguire le richieste e le raccomandazioni, come le chiamano loro. Dunque,
Monti vuole vendere patrimonio immobiliare, immobiliare. Se avete dei dubbi, abbiamo l'esempio vicino all'Italia. In Grecia questo è già avvenuto. Come riporto nel libro La guerra dell'Europa, la Grecia ha già venduto di tutto: aeroporti, servizio idriche, sistema infrastrutturale, porti, ha venduto il patrimonio di società, persino il sistema di difesa ellenico è stato venduto. Tutto, gas, energia, non ci sono settori che non sono stati venduti, ceduti. E non credete alle favole che vi dicono che sono stati comprati da altri greci, perché ovviamente ora i detentori del patrimonio greco risiedono al di fuori dei confini della penisola ellenica. La ricetta greca dunque si applica anche in Italia, nel silenzio più totale e anche nella rassegnazione. Nella rassegnazione quando addirittura non condivisione da parte degli italiani, perché, beh, inutile parlare dei media, siamo al cane che si morde la coda. Finché i media sono asserviti a questa dittatura, è chiaro che non avremo altro tipo di opinione pubblica formata da TV, radio, giornali, se non quella che la stessa dittatura bancaria e finanziaria richiede. Ma in Italia c'è un altro nemico, forse il peggiore. È il nemico del quale ha approfittato il sistema mediatico, sapendo di far leva su qualcosa di certo. È l'ideologia dominante ed imperante in questi anni. È un'ideologia che trae le proprie radici da una sorta di guerra civile cristallizzata, che negli anni, nei lustri, nei decenni ci ha tenuto divisi e che continua a metterci gli uni contro gli altri, a scannarci. Non esito a definirla partitismo, perché non è più corretto parlare di tifoseria, no, è proprio un'ideologia. Il partitismo, il sentirsi parte di un partito, la prevalenza del proprio partito, e per questo sicuramente ci sono tante ragioni, a partire da quelle affettive, emotive, per cui io vado a votare ciò che ha votato mio padre, mia madre, mio nonno, mia nonna, oppure ci sono ragioni di opportunismo, per cui io vado a votare Tizio o Caio se magari mi trova il posto di lavoro o mi promette il posto di lavoro. Io vado a votare Tizio o Caio perché se ho bisogno di andare in ospedale mi fa saltare una lista d'attesa magari di mesi e mesi, per non dire di anni. Io voto Tizio o Caio perché magari, insomma, così ho il quieto vivere sul posto di lavoro. Io voto Tizio o Caio perché, ma così mio figlio magari si sistema. Ah, io voto Tizio o Caio perché, insomma, è il meno peggio, e fra tutti questi, insomma, un voto utile dovrò pur darlo, mica butterò via il mio voto. Esiste anche altro però che alimenta questo partitismo, ed è una posizione opportunisticamente di comodo. È una posizione che deriva dal fatto che non devo mettermi in discussione, non devo mettere in discussione la mia vita, le mie certezze, il mio vissuto, non devo mettere in discussione le idee o il pensiero dominante che ha condizionato la mia vita in tutti questi anni. E quindi mi assesto comodamente insieme, o meglio sotto l'ala protettrice di un partito, tutti omologati, perché so che ci sono tante persone che la pensano come me, facciamo numero e contiamo, questa è l'impressione che si ha, e per di più non devo ragionare sul fatto: ma questi partiti mi hanno imbrogliato, questi politici mi hanno preso in giro, questi governi, rappresentanti dei partiti, perché di fatto con il sistema elettorale che abbiamo sono espressione diretta della volontà dei partiti, mi hanno tradito. Se cominciassimo invece ad avere dubbi di questo tipo, sarebbe più facile accorgerci che ci hanno fatto vivere in un sistema di menzogne, in un sistema falso, che ci ha tenuto prigionieri appunto di un'ideologia, il partitismo, che ci vuole schierati gli uni contro gli altri, divisi, steccati a farci la guerra. E mentre questo sistema ci macina, sta triturando le nostre vite e il nostro futuro, e noi a litigare l'un l'altro. Io sono di destra, sono di sinistra, sono del PD, sono del PDL, io sono delle TV, sono dell'UDC. Ma per che cosa? Ma non vi state accorgendo che battaglia o non battaglia, elezione o non elezione, sono già anni che continuiamo ad andare peggio? Ora dunque io rivolgo un appello: chi ha questo paraocchi e continua a vivere di partitismo, chiaramente non dovrebbe nemmeno guardarlo questo video, insomma,
è un autolesionismo, un esercizio sadico che può lasciare ad altri. Ma per tutti gli altri invece che hanno capito, che hanno semplicemente un minimo dubbio che queste cose non possono continuare a funzionare così, che ci hanno preso in giro, che continua ad andare peggio e che così non c'è più via d'uscita, ebbene a queste persone io voglio rivolgermi. Si abbia il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo, si lavori per eliminare barriere e divisioni nelle quali continuano a starci, si annienti il leaderismo, il personalismo che ancora connota tanti movimenti interessanti che ci sono in giro ma che ancora gravitano attorno ad una stessa figura. Non si può, quello lasciamolo ai partiti, è connotato all'interno dei partiti. Se vogliamo fare qualche cosa di diverso, qualcosa che sia veramente democratico, dobbiamo superare anche questo. Perché contiamo tutti come una persona e ciascuno di noi ha lo stesso potere di partecipare, di decidere, di governare. Vi rivolgo un altro appello, perché ogni tanto lo scrivete. Vi prego, non chiedetemi o non chiedete comunque alle persone che ci sono intorno che fare. È sbagliato. Anche questo appartiene ad una logica del vado alla ricerca di un leader che mi indichi la strada. No! Siate veramente leader di voi stessi, siate voi a decidere per il vostro futuro e cominciate a chiedervi, cominciamo a chiederci che cosa posso fare io per me stessa, che cosa posso fare io per cambiare il mio mondo, la mia famiglia, la mia situazione, che cosa posso fare io insieme agli altri. Se comincio ad avere fiducia negli altri che comunque hanno capito che questo sistema va cambiato, si può costruire una forza che non ha argini e che è potentissima e che risulta l'unica possibilità. Quindi il tempo delle parole, il tempo delle chiacchiere, il tempo della tastiera è finito. È ora di fare e dunque voglio vedere chi è che è pronto ad agire.